Cogliere i limiti come opportunità, creando nuovi linguaggi, nuove forme di spettacolo. E quanto accade al premio Settembrini, riconoscimento letterario tra i più ambiti in Veneto. La 57esima edizione sarà interamente in rete. La cerimonia si propone come un radiodramma. Il premio diventa uno short film. Un racconto dove i tre finalisti, i tre scrittori, saranno descritti con delle videoclip a cui sarà affiancata la lettura dei brani dei loro libri. Una lettura accompagnata dall'esibizione sonora dei musicisti della Giovane Orchestra Metropolitana di Mestre. La giuria tecnica è presieduta da Giancarlo Marinelli, direttore artistico del circuito teatrale regionale Arte Venne ed ideatore dei radiodrammi. Ecco che allora ci sembrava perfetta la veste del radiodramma al premio Settembrini, come se i tre romanzi presentati, la presentatrice, i viaggi dentro le stanze segrete e le storie segrete del premio, la musica, tutto questo si fondesse in una sorta di atto unico che poi verrà regalato nei canali tematici di Arte Venne via etere, online, ma soprattutto attraverso l'identità straordinaria del nostro territorio. Maria Attanasio con Lo splendore del niente ed altre storie, Francesca D'Aloia con Corpi speciali e Paolo Pergola con Attraverso la finestra di Snell sono i tre finalisti. Il premio, in formato virtuale, sarà godibile in streaming in prima visione a partire dal 5 dicembre.